Dunque, vado? Qui abbiamo l'elefante che è molto esotico, l'orso che sta un po' dappertutto, poi abbiamo una bella varietà di razze di bue, insiste molto sulle capre. E sai quando dici non pensare all'elefante, non pensare all'elefante? L'astrologia è il linguaggio simbolico dell'uomo che guardando è... Vabbè. Capito? Vero? La tigre, i cani degli scimpanzé. Questa è la stanza del museo dove forse sono raffigurate contemporaneamente più tette. Quindi secco da Giovanni Boldini facciamo? Gli amori complessi, stop. E le sue sorelle Lucy, Kate, Ford, Maddox, Brown. L'ho dette? Il gatto nero, un gallo, due galline. No, va bene, posso continuare pure qui oppure se vogliamo... Lì, ok. Allora, questa la facciamo un po' così. Io provo, poi... Quanto tempo? È un po' più breve. Uomo e cavallo, la sirena, il tacchino, il bue, i cammelli. Quella è una rapa rossa e ho una cipolla. Quella potrebbe essere una cipolla, perdonami, non una rapa rossa, e quelli sono ravanelli. Il leone, il re della foresta. Topi o ratti che adottano qualche pipistrello caduto dal nido. Dei bulbi. E poi ci sono le cicas che ormai sono uno status symbol. Sono stati agricoltori per un piccolissimo periodo della loro storia, però hanno... No, rifacciamola, comunque ho capito. A guardare diversamente anche quello che siamo. Solo che guardo sempre lì, niente da fare. Quanto conta lo sguardo di genere nella raffigurazione artistica? 3, 10... Degli uomini e del loro legame con la terra. Quant'era lunga? Ci sono ristoranti in pieno Trentino che sono famosissimi per il pesce. E uno dice, ma perché? Centriamoci sul desiderio, però, perché il desiderio ha un potere. Mi fai un cenno quando posso entrare? Fammi così con la testa che io vado. Che cosa c'è al centro della terra? Questo davvero non lo sa nessuno, perché... Rifaccio. Questa è la grande domanda che credo ogni chef si sia fatto in questi ultimi 10 anni. E finalmente a mettere da parte una discussione che non ha più senso di essere. Ma sai che ve lo dicono in molti? Questo incrocio tra specie diverse ha sollevato perplessità bioetiche e lì può nascere la zuffa. Breve video storia di quasi tutto, episodio 2, Chuck 2. Questo è un po' più breve. Mi pare che ho parlato pure troppo. A me è piaciuto, mi è piaciuto quasi tutto.